Genova. Sì, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, io volevo semplicemente dire una cosa che penso che il signore di prima abbia abbastanza espresso bene, nel senso che un discorso va contestualizzato. Inoltre Grillo non è il Movimento 5 Stelle. Grillo io lo conosco di persona, è una persona diciamo molto, diciamo, fonulatica, una, perché ci ha riparato le pompe della piscina molti anni fa, è venuto 4 volte in piscina da me, in officina da me, e 4 volte si è comportato in modo diverso, nel senso è una persona molto lunatica, molto, a volte... Sì, però Grillo è l'uomo che ha avuto in mano le chiavi del Movimento 5 Stelle, sì, che diciamo ancora che adesso, è stato il promotore, siccome sì. Lui aveva una certa, diciamo, sì, fama, è stato il promotore iniziale, ma adesso il vero Movimento 5 Stelle non è lui. Adesso sono Di Battista, sono Soria, sono Toninelli, Fico, la Taverna, c'è tanta gente impreparata, perché poi dicono sono giovani non preparati. Il Movimento 5 Stelle c'è l'89% di laureati. Sì, no, ma assolutamente. Ha contribuito a ringiovanire il Parlamento, a portare titoli di studio, assolutamente. Sì, mentre abbiamo Razzi che non c'è la terza media, mentre che per noi ci dovrebbe essere anche la scuola dell'obbligo. Comunque, lasciando perdere queste cose che sono marginali. No, non sono marginali, perché sono verissime. Io ho detto semplicemente che con quel tipo di frasi lì, che sono tipiche di Grillo, ma che stanno raggiungendo un parossismo in questo momento, Grillo contraddice quell'altra parte che c'è e che è quella che diceva lei, del titolo di studio, di la gente preparata, competente, che discute e che cerca di capire. Questo ho detto, semplicemente. Esatto, esatto, ma Grillo purtroppo è fatto così. Lui all'inizio è stata una buona spinta per la fama che aveva e per quello che ci ha messo il cuore sul Movimento 5 Stelle, è riuscito a mandare avanti, come lui diceva, sì, questa banda di ragazzi preparati e volenterosi. Io li conosco 4-5 che erano operai, gente molto preparata che si sta sbattendo, tipo Alice Salvatore di Genova, che è una persona che circa 24 ore al giorno dietro per cercare di risolvere certi problemi, cercare di poter risolvere, anche perché è un muro di gomma, perché se non sei al governo, tutti dicono cosa stanno facendo, se non sei al governo cosa puoi fare? Anche quello conta. Ma una cosa, lei ha conosciuto Grillo perché è andato ad aggiustargli la piscina? Capito? No, io lavoravo in una Sicilia in 32 anni che faccio l'elettromeccanico, e riparo elettrotensili. Grillo mi ha portato da fare la revisione alle 2 pompe della sua piscina, che aveva a Sant'Ilario. È grande la piscina? Sì, a Sant'Ilario, ma si parla comunque di metà fa. Comunque, in qualsiasi caso, lui i soldi se li ha guadagnati. Tutti quelli che dicono, e io capisco uno che fa un comico, per esempio suono, e se io riuscissi a suonare nel campo della musica e riuscissi a fare i soldi, chi mi può dire che ho rubato qualcosa? No, no, infatti nessuno. A me nessuno. È fastidio la gente che ci arricchisce quando non dà niente, quando non crea niente, ecco quello. Va bene, grazie Giancarlo, buona serata, grazie. Mario D'Alecce.